Sole. Rinchiusa oppure derisa o tutte e due le cose. Non li prendevamo sul serio. Forse avremmo dovuto. Ma ora sto correndo troppo. Meglio cominciare dall'inizio, dal rapimento di Desmond Miles, mio figlio. Lui non aveva ambizione né scopo, niente piani per il futuro, ma aveva un retaggio pesante e voleva ignorarlo. Per questo ha rischiato la vita. È stato preso e imprigionato. I rapitori volevano che lui gli aiutasse a ritrovare una cosa. La mela. Uno dei tanti manufatti chiamati frutti dell'Eden. Resti di un'antica tecnologia ora sparsi per il globo. Alcuni nascosti, altri no. Ma tutti pericolosi. Erano quasi tutti nelle mani di un gruppo. La stessa gente che rapì Desmond. Sono noti come Abstergo Industries. Per noi sono i Templari. Il nemico. Li combattiamo da migliaia di anni. Anche di più, per chi crede alla storia della loro origine. Come me. Dopotutto, conosco la verità. È questa la bellezza e l'orrore dell'Animus. Una macchina che ci permette di rivivere la vita dei nostri antenati. Che ha il potere di cambiare tutto. Di mostrarci la storia come è andata davvero. Fino alla sua creazione, a scrivere la storia erano i vincitori. Vogliamo rimediare e liberare le menti e i corpi, ma non possiamo fare più di tanto. Sono i Templari a essere in vantaggio ora. Ma qualcosa di più grande di assassini e Templari si avvicina. È più grande di tutti noi e se non troviamo il modo di fermarlo, queste saranno le ultime settimane di vita per tutta l'umanità. Alla fine tutto si riduce a lui, a Desmond. Nell'Animus ha scoperto le sue origini. Ha vissuto la vita dei suoi antenati e svelato i loro segreti. Fatto questo, si è allenato, ha usato un altro antenato per acquisire decenni di esperienza in pochi giorni. Ha funzionato, crediamo, e speriamo. Presto però lo scopriremo. La data infausta si avvicina, 21 dicembre 2012. Nessuno di noi sa cosa accadrà, se non che loro volevano che ci trovassimo esattamente qui. Ci hanno guidato. Nel loro modo oscuro e frustrante, con le voci della prima civilizzazione, di coloro che vennero prima, una razza antica dal sommo potere e dalle strane ambizioni. Loro hanno creato i frutti dell'Eden. Lo hanno condotto fin qui e con lui anche noi. È all'ingresso di questo luogo dimenticato, armato del sapere di Altair e delle abilità di Ezio. Ha fra le mani la mela dell'Eden. E noi siamo al suo fianco, pronti ad aiutarlo se ne avesse bisogno. Si chiama Desmond Miles e ci ha guidati fino alla fine. E per tutti su quelle persone, benvenuti in questo nuovo video, sono Spacciati di Titan Sharks. Oggi siamo qui, sì, su Assassin's Creed 3. Io l'ho già giocato in realtà per la PlayStation, ma ora lo sto facendo con voi sul computer. Sinceramente non mi ricordo niente, quindi non vi preoccupate, non mi ricordo veramente niente. Avete visto questa intro, se l'avete vista bene, se non l'avete vista, sti cazzi. Ora, iniziamo. Come per qualcuno che per quelli che non hanno visto la intro, questo è Desmond. Stiamo cercando la mela, o meglio, l'ha già avuta, ma almeno così dice la storia. L'ha già avuta, ma la devono tipo cercare, roba così. E niente, andiamo avanti, via. Andiamo. Guarda che lezzo, guarda, lezzo, guarda, che schifo. Ok ragazzi, via, che cacchio è sta roba? Quanto è brutto, quei baffi.
la mela, no, che quindi la stanno tipo nascondendo. Vi dico che io la storia di Assassin's Creed l'ho fatta tutta fino ad Assassin's Creed 3, cioè questo qua. Per me è finito a Evolution. Cioè come gioco è finito a Evolution. Poi hanno fatto Unity, sta cacata e tutte le altre serie. Come si abbassa, mamma mia, quanto è agile. Quanto è agile. Cazzo è successo? Quindi riprendiamo. Sì. Perché aspettate me? Vai tu avanti. Vai tu avanti. Io non vado avanti. Senti il mio respiro. Il naso nel tuo collo. No, ok, via, basta. Dovete andare su sotto. Che cazzo? Mela, pera, banana e caffè! E sempre la porta. Qui non è più appetitissimo, è mela, pera, banana, caffè. Qui sempre la porta. Ci siamo! Uiiiiii! Hai perso la luce. Ma sei un coglione. Ah, no, è quella luce. Prendila. Prendi la luce! Ma sei un coglione. E vabbè, ho un culo. E gli altri? Giustamente ti devo andare da solo perché. Oh, posso correre! Sì! Posso saltare! Sì! Oddio! L'anonimo! Ma stavano dietro! Sti pezzenti che si teletrasportano! Guarda tu, io devo camminare a farmi il culo, questi qua si teletrasportano! Ma guarda sti beduini! Oh, beduini! E mamma non ci ha mai detto di non raccogliere le cose per terra? Vabbè. Che cosa ha preso? Un cubo. Il cubo di Rubik. Il cubo di Rubik ha preso, si sta illuminando tutto. E tutto questo sta in una caverna. Dove non dovrebbe arrivare segnale, ma c'è tutto sto coso. C'è un triangolo. È uno di quei triangoli tipo che. No, no, no. Quanti triangoli ci sono in questo triangolo? Qui. La chiave, devi trovare la chiave. What? Ma cazzo viene? Questo è il ballo del cacqua e del papero che fa quara qua 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 qua. Guardate come cammina. Parapapapapam. Parapapapapam. Questo è il papero che fa qua qua qua. Ok, no. Ok, Devon. Sì. Mela eri in gita a Costantinopoli. In Abbiamo gita. applicato un aggiornamento per l'Omnibus. Vorrei fare un paio di test per essere sicura che non ci siano problemi. Vai. Dove state? Vediamo se funziona. Iniziamo dalle basi, raggiunge il segnale. Raggiungi il se... La E. Che fa la E? Non fa niente, la E. Aggiungo il segnale, ragazzi, lo so che sto col mouse e tastiera a far caccare, quando avrò un joypad userò un joypad. Cioè, in realtà ce l'ho, però non mi ha funzionato ora. Adesso prova ad arrampicarti un po'. Tipo qua. Mentre ti arrampichi, dove sta? Ah, là. Ok. Sì, via. Lol. Salta, salta, salta. Salta Desmond, salta, arrampicati come Spider-Man. Spider-Man ti fa una pippa proprio. Ti fa una pippa Spider-Man. Che cazzo sei, io? Oh? Mamma mia, che è? Spider-Man e Tomb Raider ti fanno veramente una pippa qui. Acrobatica lungo quei percorsi.
corsa acrobatica, vero? Ah! Ah no, mi basta. Non devo premere nemmeno spazio. Tu da solo fa. Che bello. Ancora. Ui! Arrampichiamoci. Ci sono degli obiettivi aggiuntivi che migliorano la sincronizzazione. Bene, Desmond, segui le istruzioni a schermo e uccidi due templari. Motto. Se è facile, devi soltanto saltare. Devi solo saltare. Ah! Premi spazio. Non è là. What the fuck? Si capisce un cazzo sto cazzo di Anonymous merda. Vai. Ui. Ancora, saltiamo. Cioè, questo sta con i jeans e sta facendo queste cose. Io con la tuta uno salto, vabbè, via. Hai dei cazzo di jeans, come fa? Non lo voglio sapere, però vabbè. Oh, lag, lag, lag. No. Ok, ragazzi, io vorrei prima domandarvi una cosa. Finisco il tutorial, ma devo domandarvi una cosa. Volete la serie seria, cioè che io non parli o parli poco e sentite i dialoghi, o una serie dove io scherzo, robe così, cioè come sto facendo ora? Ditemi voi, se volete una storia seria, cioè che volete ascoltare le cose, che faccia tutto al 100%, ditemelo. Perché sennò io continuo a farla così, a scazzo praticamente. Perché a me piace giocare così, sennò... In realtà non mi diverto, quindi via. Va tutto bene, signore? Sì, certo. Sì, tutto bene. Sono solo preoccupato, dottore. È un po' stanco. Ricordate l'invito. Mastro Birch vi aspetta all'interno. Sì. Grazie, è un piacere. Dove potrò attenderti? Di fronte all'opera. E fai alla sveglia. Non resterò qui a lungo. Me ne occuperò subito. Guarda quanto è figo. C'è un po' la scogliosi, però vabbè. Guarda, ha la scogliosi. C'è la scogliosi. L'invito, per favore. Vuole darmi il soprabito, signore? Lol. Si sente figo. Ho ricevuto un'email. Bene, sto andando. Oddio, non rompere i maroni. Questa è la sala. Ciao, bella signora, come va? Ma siete uguali? Ma che cazzo, state uguali? State uguali! Guarda le gemelle! A me piacciono le gemelle. Gemelle? Sì. Guardami con lo sguardo sexy. Sì, il collo, sì. Via. Mo, in culo al mondo, si è fatto... Madonna mia. Raga, levatevi. Ma, che cosa guardi? Vedi davanti. Ehi, ma davanti. Non vede più. Tanto non sta facendo niente. Che devi vedere? Porco Dio. È vecchio. Non so dirvi quanto mi aggradi la commedia in scena questa sera. Il lavoro migliore di Gay in assoluto. L'avevate già visto. Una volta. Mio fratello mi ha fatto dire bambino. Tuttavia ricordo per poco. E credo che anche stasera Hai brufoli! sia stato Hai brufoli sul naso! No, suppongo di no. Cioè, hai pori. Al lavoro, dico. E lo vedi. Era lì. No, alcune cose me le ricordo. Ma oh, l'ho visto. Lì.
Ma è lì, lo sto vedendo, adesso l'ho visto. Ma sei stupido. È così. Visto. Che cazzo? Seduto in un palco lassù in alto. Gli scali sono sorvegliati. Dovrete trovare un'altra strada. Giustamente, arrampicandomi, eh sì. Guarda, sono tutti uguali. Manco GTA. Manco GTA sono così le persone. Non è. Giustamente nessuno mi vede, no? In un teatro 3 miliardi di persone non mi vede nessuno, è giusto. Guarda, Madonna. Meo, basta, no. Beh, continuate. Oh, bravi, così si fa. E io resto qua. Vai, vai, che mi manca poco. Vai, vai, mi sa che si sono bloccati qua. No, ma io voglio continuare a vedere. Vabbè, andiamo avanti, va. Andiamo avanti. Ciao. Guarda, sono tutti brutti, va. È uguali. Le donne lì con... Madonna mia. Madonna, la Ubisoft. Madonna, la Ubisoft che odio qua, quando fa queste cose. Là. Vai dietro le quinte, le seste. No, ok, è orribile. Ok, su e giù. Aperto. Grazie ragazzi, faccio questa missione e chiudo il video. Ma forse chiudo prima. Non lo so, lo vedrete. Scopritelo. Ah! Giustamente non mi vede nessuno, mamma mia, invisibile, sono invisibile, vai, vado su anche, dove era qua, giustamente ancora no, non mi vede nessuno, fantastico. Una luna che scende a cazzo, giustamente. Dove andare? Ok, da qua. Ui! Madonna mia! Spider-Man ti fa veramente una pippa, ti fa. È morto. Lo sa. Così l'avresti saputo. Per quel che vale. Mi dispiace. Anche a me. Mi spiace. Nonna, che bambino. Uguali, giustamente. Non è che mettono almeno due persone diverse. Ma porco zio. Cammina veloce. Cammina, cammina. Aiuto! Veramente. Perché doveva essere quell'uomo? Ma perché hanno placcato quell'uomo a caso? Ah sì, vabbè, immaginavo se vi sia spostare i passanti. Lo spazio, Madonna. Cioè,
Sì, sono già tutti alzati. Non c'è pericolo, nessuno, è solo stato assalziato un uomo. Tranquilli. Nessun pericolo. Quel coglione, va. Ha fatto cadere mia moglie, cud basta, lo so, mi spiace. Ma perché mi spiego? Questa stronza! Ma vaffanculo a mamma. Lol, guarda. Stanno prendendo tutte le persone. Perché? Che cosa hanno fatto? Ma perché sto giochi così? Perché la Ubisoft deve fare ste cacate? Dai che voglio finire sta missione e che chiudo sto video. Levati, grazie. Grazie, ciao. Sì, ciao, ciao. Ciao. Yeah! Vabbè ragazzi, per andare travanti, se poi veramente non capiamo più niente, cioè, troppo lungo. Ci vediamo nel prossimo video. Che dite? Vi piace? Finiamo di vedere. Già, a Fleet Street, come desiderate. Vediamo il nostro video. E ci salutiamo. Affascinante. Signori, ho in mano una chiave. E se questo libro di cervello ci aprirà le porte di un deposito costruito da coloro che temevano. Ah, le nostre cari amici. Tornarono, distrussero e sparirono dal mondo. Sappiamo cosa troveremo lì dentro. Conoscenza può darsi, forse un'arma o qualcosa di ancora ignoto, Un dalle topo. origini e dallo scopo inconosciuti. Una Magari cioccola. qualcosa adesso. Niente. Sono ancora un enigma ai nostri Un bel preclusi. gioco che Di non questo sono è certo. questo. Qualsiasi cosa ci sia dietro quelle porte, per noi sono indistinti. Per i nemici, se ci arrivassero prima. Esatto. Lo sapete bene. Allora che mozzato. Guardate. Nessuno Allora si che aspettava mozzato. questo deposito. Signor Harrison? Signori, Che cosa dicono i vostri calcoli? credo che il sito si trovi all'interno di questa regione. È un'area molto vasta. Me ne scuso, vorrei poter Credo accedere che il sito si trovi direttamente alla all'interno base, di è un del obbligo legale. mondo. E per questo vi abbiamo Ha segnato il chiamato. mondo! Voi siete Che cosa? rimasti in America per trovare il deposito e prendere possesso del contenuto. Come voi desiderate, sebbene un compito di simile importanza richieda abilità maggiore. Non ha le polpette. Ma vabbè, meno quelle. Su questo foglio ci sono i nomi di 5 uomini che parteggiano per noi. Ognuno è in grado di aiutarvi nella vostra Hai missione. luce delabbra. Loro al vostro fianco sarete Hai luce da labbra. Guardatelo. Signori, Ma che solo voi cazzo? potevamo fidarci di voi. Hai luci da labbra! C'è La nave salta a largo. un fiocchetto dietro! Ma perché? Soldati, più onorate la nostra causa. E lì c'è una di rotto di carticella genica. Vabbè, raga, finisci, ci rivediamo. Bene, ragazzi, singhiozzo. E